Intorno al 15 aprile di quest'anno, circa a mezzanotte, un uomo di nome Jacob si sveglia all'improvviso. Aveva sentito degli strani rumori provenire dalla stanza vicino a lui, per cui si fa coraggio, si alza dal letto e va a controllare. Ma quello che vedrà gli farà perdere il sonno per molto tempo. Se seguite questo canale dovreste ricordare Jacob. Abbiamo parlato di lui, o meglio della sua bambola, nel 10° episodio di questa rubrica. Ciò che aveva ripreso all'epoca era davvero spaventoso e vi consiglio di recuperarlo una volta finito questo video. Ma per farla breve, dovete sapere che Jacob ha recentemente ereditato una vecchia casa da sua nonna e insieme alla casa anche una strana e inquietante bambola clown. Questa bambola, che Jacob ha chiamato Jeffrey, gli fa semplicemente venire i brividi. Nel corso del tempo si sono verificati vari episodi strani legati a Jeffrey e per questo ora lo tiene chiuso in una stanza. Ha profondamente paura di lui. Quindi torniamo alla notte del 15 aprile. È circa mezzanotte e all'improvviso un colpo fortissimo sveglia il ragazzo. Subito dopo sente qualche altro colpo e si rende conto che i rumori arrivano proprio dalla stanza vicino a lui, la stessa in cui aveva chiuso Jeffrey. Ciò che accade quando va a vedere lo spaventa infinitamente. Come avete visto, mentre Jacob dà uno sguardo alla stanza, sente degli inquietanti rumori provenire da dietro di lui. Sembrano passi, come se qualcuno stesse salendo le scale, quando si rigira verso la stanza. Prima la bambola aveva la testa rivolta verso destra, ma dopo quei rumori stava guardando verso di lui. Dopo questo episodio il ragazzo torna nella sua stanza terrorizzato e si chiude lì fino al mattino successivo. Chiaramente adesso è sicuro al 100% che quella bambola sia posseduta. Quindi ancora più spaventato decide di chiudere Jeffrey nel seminterrato. Spiega che dopo ciò che è successo non si sente più al sicuro con la bambola vicino a lui e come vedete la posiziona con la faccia rivolta verso il muro. Ma non finisce così perché decide di piazzare una videocamera che la riprende, così nel caso in cui si fossero verificati nuovi fenomeni avrebbe potuto documentarli. Questa videocamera si attiva quando rileva dei movimenti e quando si attiva manda una notifica a Jacob. Qualche notte più tardi, infine, riceve la notifica. Quello che vede nel cellulare, ancora una volta, lo terrorizza.
Come avete visto, mentre la videocamera si sposta lentamente, il braccio di Jeffrey si muove da solo. Subito dopo la luce si spegne e si può sentire una sorta di voce. Sembra una voce demoniaca, ma non si riesce a capire cosa abbia detto. Da quel momento l'unica altra cosa interessante che è accaduta è questa clip qui. Il ragazzo l'ha pubblicata su TikTok il 3 maggio di quest'anno e credo che sia giusto farvela vedere. Ecco, questa volta la bambola è come caduta, proprio mentre la videocamera si stava spostando. Non lo so ragazzi, la storia di Jacob e Jeffrey è sicuramente inquietante e molto interessante a parer mio, ma semplicemente i video che vi ho mostrato oggi credo siano facilmente replicabili. Nel primo video, per esempio, bastava un complice per ricreare l'accaduto. Un'altra persona poteva essere in quella stanza a spostare la testa della bambola e magari un'altra ancora al piano di sotto a fare i rumori. Mentre per le cose registrate nel seminterrato, credo basti un filo invisibile per muovere quella bambola. E trovo strano il fatto che tutte queste cose siano avvenute proprio mentre la videocamera si spostava. Ma comunque lascio aperte tutte le possibilità. Magari davvero sono tutte cose avvenute in modo genuino. E magari davvero Jacob è terrorizzato. Chiaramente fatemi sapere cosa ne pensate voi. Si tratta di attività paranormali e demoniache? Oppure è tutto messo in scena? Continuiamo a parlare di strane bambole. Questa volta è stato un utente di TikTok di nome Jay a riprendere tutto. L'uomo era tranquillo nella sala di casa sua quando ha notato qualcosa di particolare. Come vedete in alto su una mensola c'è una bambola molto strana. Ma semplicemente quel giorno sentiva che qualcosa non andava, quindi ha iniziato a riprendere. Stando a quanto dice Jay, aveva comprato quella e altre due bambole in un negozio dell'usato. Ma per qualche strana ragione questa bambola in particolare era nascosta nel negozio. Jay crede che la ragione per cui era nascosta fosse perché il proprietario non voleva che nessuno la comprasse. Probabilmente pensava fosse posseduta. Jay comunque non era sicuro di ciò, ma dopo averla comprata e tenuta in casa per un intero anno, se ne è convinto anche lui. Quindi torniamo al giorno in cui ha registrato il video. Guardate. I think I can see it on here. Hold on. Now it's done. Oh, wait, there it is. See if she moves. There it is. Sembra quasi che la bambola sapesse che qualcuno la stava filmando e quindi ha girato la testa verso la videocamera. Jay intanto è paralizzato dalla paura, ma allo stesso tempo è contento di essere finalmente riuscito a registrarla, perché era sicuro che ci fosse qualcosa di strano riguardo la bambola. Dopo questo video non ce ne sono stati altri degni di nota. Molte persone sono convinte che la bambola sia posseduta da qualcosa. Come al solito però lascio l'ultima parola a voi. Siamo davanti ad un evento paranormale. Oppure magari c'è una spiegazione più razionale. Se hai fatto o trovato video e foto inquietanti e pensi sarebbero adatti ad apparire in uno dei miei video, puoi mandarmeli a questo indirizzo email. Per questo video ci troviamo in un ospedale in Messico. La videocamera di sorveglianza è posizionata nel corridoio in un reparto vuoto e possiamo vedere un infermiere che probabilmente sta facendo una pausa. Secondo quanto dice lui, era seduto lì da solo tranquillo quando all'improvviso un paziente che cercava di uscire dall'ospedale si è fermato e gli ha chiesto delle indicazioni. L'infermiere a quel punto rimane un po' stranito, dato che si era assicurato che il reparto fosse vuoto prima di prendersi la pausa. Ma comunque si alza e fa per controllare l'identità del paziente nei computer della struttura, ma appena dà un'occhiata ai filmati delle videocamere, rimane a dir poco sconcertato. Da quello che possiamo vedere, l'infermiere in effetti era solo. Quindi chi ha visto? E con chi stava parlando?
Le persone che hanno visto questo video credono che l'uomo stesse semplicemente parlando da solo e avesse deciso di mettere in piedi questa strana scena. Ma secondo altre persone, ha visto e sentito un fantasma o un'altra entità paranormale. Chiaramente non possiamo conoscere la verità, per cui fatemi sapere quali sono le vostre opinioni. È circa 1:30 di notte quando un camionista si trova in un tratto di strada che i suoi colleghi cercano sempre di evitare. Secondo le voci, questo tratto di strada sarebbe maledetto, perché a quanto pare molti camionisti hanno fatto o visto strani incidenti. Ma non solo. Tantissimi, infatti, dicono di aver visto delle strane figure ai lati della strada. Le definiscono come persone ombra che rimangono lì, ferme, e fissano i conducenti. Ci troviamo da qualche parte in Louisiana e il camionista del video conosce molto bene la storia di questo tratto di strada. E sapendo quello che può succedere, tira fuori il suo telefono e comincia a riprendere. Non si aspettava però che, grazie alle sue riprese, avrebbe avuto la conferma che quelle non erano solo voci. Si vede chiaramente una figura davvero inquietante. Sembra una bambina inginocchiata sul terreno che di scatto si gira verso il camionista. Poi addirittura alza un braccio come per salutarlo. Tutto sommato si tratta di un avvistamento molto strano, perché il modo in cui si gira e in generale i suoi movimenti sembrano abbastanza innaturali. Infatti alcune persone credono si tratti di un cosiddetto skinwalker e altre ancora di una persona. Io stesso credo si tratti di una persona, ma in questo caso perché si trovava lì al buio in mezzo a nulla vicino a una strada? E perché è così tanto inquietante? In qualsiasi caso ad oggi non abbiamo altre informazioni riguardo al video o alla figura, per cui come al solito dovrete farvi un'idea e decidere da soli a cosa credere. La donna che ha ripreso questo video crede ciecamente che ci sia qualcosa di strano in casa sua. Sono già accadute cose particolari in passato, ma non è riuscita quasi mai a riprenderle, tranne questa volta. Il video risale al gennaio 2023, quando la ragazza ha iniziato a sentire degli strani rumori. Il suo cane, inoltre, sia quella sera che in passato, sembrava essere sensibile a questi eventi. In questo video in particolare, la ragazza si trova di sopra, mentre dice di sentire dei rumori provenire dal piano di sotto, e il suo cane, purtroppo per lei, si trova proprio al piano da cui provengono i rumori. Così va a controllare. Hola gente, otra vez el ruido ese. Foco está haciéndome compañía hoy, pero ya estoy sola. Todavía se escucha un ruido de abajo. Y la verdad que no sé. Ay, la control, olor a garganta. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Nera. La ragazza non può credere a quello che ha visto. Delle mani con dita lunghe e fin troppo pallide e magre spuntano da sotto le scale. All'inizio rimane quasi impietrita, ma dato che il suo cane è lì sotto e può essere in pericolo, si fa coraggio. Un coraggio che, sinceramente, io ragazzi non avrei mai avuto. Ma lei ce l'ha avuto e va velocemente a vedere cosa fosse. Sotto le scale, però, non c'è niente e nessuno. Qualsiasi cosa fosse è scomparsa nel nulla. Come avreste reagito voi alla vista di una cosa del genere? Devo dire la verità, quelle dita mi hanno fatto venire i brividi. Thank you.